Sì, diciamo al di là di questo che sono state riacquistate due macchine che ovviamente servono molto per il servizio, quindi per il primo obiettivo che è quello della prevenzione, ci consentono di fare un po' il punto anche rispetto al servizio di polizia municipale, alla luce di quello che dovrà venire fuori con la nuova legge regionale e anche con la legge nazionale. Quindi da questo punto di vista probabilmente dovremo andare a ripercorrere le strade che in parte abbiamo già percorso, nel senso che abbiamo noi già una convenzione con Citerna per quanto riguarda il servizio e abbiamo in comune con Città di Castello un mezzo mobile particolarmente utile appunto per tutti i tipi di controllo. Quindi si tratterà di vedere anche alla luce di quello che verrà fuori sulla legge 1 del 2005, tra l'altro abbiamo oggi l'assessore preposto che è Fernanda Cecchini, quindi ci dirà anche la situazione, il punto a che punto è arrivata la legge, perché è datata 2005, quindi dovremmo in base a quello che dirà la legge ricalibrare i servizi, io credo, in un'ottica di area vasta, dato che i territori sono del tutto omogenei. La nostra esperienza che abbiamo avuto oramai da diversi anni con il Comune di San Giustino è più che positiva, devo dire. Ci ha permesso di fare dei controlli più serrati sul territorio e questo significa maggiore sicurezza nella strada, significa maggior controllo sui cantieri, sui posti di lavoro, sulle regolarità anche di chi sta permane nel nostro territorio. E quindi dal nostro punto di vista è più che positivo, diciamo, la valutazione di questa collaborazione. Pertanto cercheremo di potenziarla, di ampliarla, se possibile anche con altri comuni, come potrebbe essere per esempio Città di Castello. Questo di sicuro è un nostro obiettivo. Tanto più che la legge che è in discussione ora al Senato prevede che per i comuni sotto i 5.000 abitanti sia obbligatorio consorziarsi, quindi dico, a questo punto diventa anche una necessità. Innanzitutto già qualcosa è iniziato, perché penso che anche il mio collega prima abbia detto che nel 2005 l'acquisto di un progetto importante, un cofinanziamento a livello regionale, ha portato ad avere una struttura mobile ben attrezzata. Ora credo che dovremo comunque riprendere in mano quella convenzione e di svolgere servizi che non sono solo legati alla viabilità, ma anche il controllo ad esempio del territorio per quanto riguarda la cantina, la sedusei, la sicurezza appunto dei cantieri del lavoro, lo stesso commercio che comunque ci vede comuni vicini anche nelle aree industriali eccetera. Io penso che noi dobbiamo cominciare a lavorare perché abbiamo strumenti e strumenti vanno messi insieme per poter raggiungere i maggiori benefici.